Gentili spettatori, buonasera. Il saettone torna in auge, è passata la campagna elettorale e seguitiamo sul nostro filone della poesia. Dopo Severini, oggi è con noi Monica Saraca, un'altra montefiasconese dedita a questo settore della cultura e la vogliamo presentare nella sua produzione letteraria e come persona. Monica vive a Montefiascone da tanto tempo, anche se è nata a Roma, però ha i suoi genitori, parenti e quant'altro a Montefiascone, quindi è una montefiasconese doc. Una domanda subito così entriamo nel vivo Veloce, della veloce, questione. subito. Ecco, quando si è scoperta di essere poetessa? Ma in realtà non è che c'è un momento preciso in cui uno poi abbia scoperto un punto di saper scrivere o comunque di mettere insieme delle frasi o delle poesie. È nata così fin da quando ero ragazzina, diciamo, mi piaceva scrivere anche delle piccole frasi, brevi, così, e mi ricordo che mi chiedevano: scrivi tu 2 righe per i compleanni, per i matrimoni, perché ti vengono bene queste frasi. Da lì poi è nata questa sensibilità, diciamo, nello scrivere che un po' ho portato un pochino avanti. E crescendo poi con la maturità è chiaro, sono cambiate tantissime cose, anche l'approccio alla vita e quindi una sensibilità diversa nell'affrontare anche alcuni temi nelle mie poesie, che possono essere dall'amore alla Ecco, natura, alla questo morte. gli dedicheremo 2 minuti particolari. Mi è piaciuta la Ok. sua battuta iniziale. Sentiamo. Quasi la definirei la poetessa di strada. Questo fatto di scrivere pensierini e due Sì, parole per gli altri, forse per il compleanno, per la è battuta per vero, l'amica, è nata sulla strada, quindi. sì, no, proprio una cosa così al volo, non è che ci sono stata a riflettere più di tanto, insomma, è nata così, avevo questo desiderio, insomma, di scrivere e gli amici o gli amici o in famiglia me lo chiedevano, insomma, una cosa così. Ecco, questo è molto importante, come avete potuto comprendere. Monica è nata poetessa, diciamo quasi per gioco, però alla fine ha raggiunto degli ottimi risultati. Ecco, conseguentemente a questo, come sta sviluppando appunto questa sua dote, diciamo, innata, che dalle piccole battute di comitiva della strada Sì, l'ha sì. Grazie. portata a scrivere delle bellissime poesie che poi ce la farà dover sentire qualcuna, eh? Vabbè, Non sì. è che se la passa così. va bene, d'accordo. E come è nata? Come la porto avanti questa mia passione? Diciamo che mi diletto anche a partecipare, per esempio, a dei concorsi di poesia, dove in diverse occasioni ho avuto anche dei riconoscimenti che, diciamo, mi hanno spronato o spinto a continuare, insomma, su questa strada. Ho vinto un concorso a Parma, per esempio, a Verona, e un altro qui vicino nella provincia, a Bomarzo, 2 volte, per cui sono tutti riconoscimenti che poi ti spingono ad andare avanti, perché evidentemente la gente, la giuria in questo caso, che legge le mie poesie, sente qualche cosa e arriva a qualche cosa, insomma, Ecco, ecco. questo è molto importante. Lei ha aperto un orizzonte, cioè ha aperto quell'orizzonte che noi conoscevamo. Il fatto di aver girato un po' l'Italia, da quello che lei ci sta raccontando, come è arrivata a queste possibilità, a Parma, eccetera, come diceva. E praticamente mi ha dato una mano internet a questo punto, perché mi sono documentata sui vari concorsi di poesia che c'erano in ambito nazionale e ho partecipato a diversi concorsi e in alcuni appunto sono stata premiata, ecco, tutto qui, in questo modo ho fatto. Ecco, quindi l'informatica che oggi utilizziamo per comunicare per lei è stato un mezzo di lancio. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ecco, e questo sicuramente è un'altra cosa importante nel mondo di oggi. Scaviamo un pochino i settori della poesia che più l'affascinano oppure i soggetti che più l'attraggono. Proprio ci parli Poi in apertamente un po'. generale. Ma anche specificando qualcosa non sarebbe male, via. Ma diciamo che allora, io parto da casa già, ve lo faccio vedere perché per me è importante, con questo libricino che non mi abbandona mai. È un quaderno dove io appunto delle cose che mi vengono in mente praticamente in qualsiasi momento, dalla giornata alla notte addirittura, perché mi sveglio anche di notte a volte a scrivere. Mi capita che mi sveglio con un pensiero. E allora niente, mi devo alzare e scrivere queste 2 righe. Ora, che cosa mi colpisce in particolare? Devo dire che effettivamente non c'è una cosa precisa. Io andando in giro mi può colpire sia un evento naturale, così come vedere anche una semplice persona. Come mi è capitato di recente a Roma, alla stazione Termini, ho visto purtroppo una signora
che dormiva per strada, insomma. Nel ritornare sul treno a casa ho scritto una poesia, insomma, sono queste cose che ti colpiscono e non c'è un soggetto particolare che è così, quello che capita, che vedo in giro, che mi dà un'emozione o una tristezza, a seconda, insomma, di quello che vedo, così come l'amore, sia l'amore che io posso provare per un'altra persona, quello che magari mi raccontano le amiche, no? Perché magari si confidano e mi dicono certe cose e a quel punto mi viene di scrivere qualcosa su quello che mi hanno detto. Ecco, quindi la sua ispirazione a questo punto ci sembra di capirlo in un modo molto chiaro, non è una questione che viene, o perlomeno in parte viene dall'intimo, ma molto viene anche dal contesto che le sta intorno sotto il profilo Certo. sociale, dalla socialità della vita. Assolutamente sì, ma anche degli eventi purtroppo tristi che possono capitare, no? Nell'arco della propria vita possono essere motivo di buttare giù due righe. Io adesso per dire, quando ho perduto mia madre, ho sentito la necessità di scrivere delle cose, diciamo che mi hanno aiutato anche molto a superare questo momento così difficile, insomma, ecco, ho buttato giù quello che sentivo in quel momento, è stata come una sorta di liberazione, ecco, e un Ecco, ampio e questa è una respiro, cosa insomma, importante, sì. cioè la poesia non è solo un momento di riflessione, ma per lei diventa anche un momento per scaricare le sue tensioni, e Assolutamente questo non è sì, da poco. assolutamente sì. Come no? Questo succede, mi succede anche spesso, devo essere sincera, perché comunque nella vita i problemi poi ce ne sono diversi, insomma. E questo è un modo, come, secondo me, per affrontarli anche, insomma, per diciamo un po' scavarci un po' più a fondo e scoprire effettivamente magari anche una soluzione trovare poi nello scrivere, no? Ecco, Potrebbe questo essere anche è questo. una cosa molto importante e mi fai sorgere spontaneamente un'altra domanda. Questo tipo di rapporto, questo tipo di espressione poetica l'abbiamo trovato anche nei grandi poeti, no? Il Leopardi, che causa Caspita. lo suo stato di salute e quant'altro, scriveva da dentro sua stanza guardando fuori o riflettendo o pensando. Certo. Ecco, il suo rapporto con questi grandi della poesia, adesso dico Leopardi, ma possiamo dire Foscolo, possiamo dire i più recenti, lei in che modo si rapporta? Ma io mi ritrovo tante volte a leggere le poesie di questi grandi autori, di questi grandi poeti. E mi sento piccolissima di fronte a loro perché sono veramente dei giganti della poesia, però mi danno anche delle idee a volte, delle emozioni che poi a mia volta poi le dico con le mie parole, però chiaramente, no? Certo, Perché poi certo. dopo uno deve comunque, diciamo, un po' interiorizzare quello che legge e poi magari Come dirlo si poi in dice a un'altra. Montefiascone, lei sa rubare con gli occhi, con la mente e col cuore per poi produrre quello che ha Altre rubato in cose. altre sembianze. È vero, anche questo I è vero, assolutamente sì, come contadini no. direbbero: ma non è farina del suo sacco. Ecco, No, come, no, va ecco, bene, questo rapporto è certo. molto interessante. Sì, beh, uno dà uno la etta così per avere anche un'idea di come si scriveva poi una volta, no? Perché poi chiaramente adesso i linguaggi sono cambiati e magari con una semplice due parole già potresti dire chissà che cosa, insomma, diciamo, per cui anche quello può aiutare, insomma, Ecco, ecco. questo è un altro punto molto importante, la questione del linguaggio. Diciamo che oggi c'è questa caratteristica di scoprire i dialetti, di riscoprire i linguaggi localizzati. Sì. Lei, come coniuga la bellezza anche estetica della poesia con il dialetto di Montefiascone? Io devo dire, essere sincera, che quando sono venuta a vivere qui a Montefiascone, per me è stato un pochino più complicato, tra virgolette, rapportarmi al dialetto, perché io non lo parlavo e quindi ero un po' in difficoltà anche nel capire, nel comprendere. Però devo dire che il dialetto è una cosa che deve essere assolutamente salvaguardata, perché fa parte di quelle che sono le nostre radici, le nostre tradizioni, da cui poi è nata poi la nostra lingua, no? Per cui è anche particolare scoprire, io quando sono stata qui ho sentito delle parole per me astruse, dico, ma di che stanno parlando? Che cosa Erano del dico? vocabolario etrusco di cui siamo eredi. È A questo punto, possibile? parlando di dialetto, Però lasciamo la voce al nostro sponsor.
Eccoci di nuovo con voi, gentili spettatori. Monica, ritorniamo alla Sì, ribalta del pubblico. va bene. Vorrei iniziare questa seconda parte mostrandovi questa raccolta, un volume in cui sono le poesie di Monica e altri poeti che lei conosce di sua conoscenza. È un ottimo volumetto che averlo in tutte le nostre case non sarebbe male, anche perché queste poesie sono veramente belle e in certi momenti ci danno un po' di carica. Quindi, gentilissimi spettatori, se vi dovesse capitare di trovare questo volume in libreria o dove lo troviamo questo Sì, volume, no, Monica? nelle librerie, sì, qui a Montefiascone le potete Su si trovare, trovano. sì. Ecco, visto il volumetto, una domanda mi nasce spontanea. Qual è la più bella poesia che lei abbia scritto? Cioè, di tutte le poesie, lei Sì. quale ritiene essere la più bella? Ma questo per me risulta difficile da dire, perché giudicarsi non è mai una cosa molto semplice. Uno ha sempre tante, diciamo, verso se stesso molto, molto critico, no? Perché è difficile. L'unica cosa che posso dire io, per me, forse la più bella è quella ultima che ho scritto, in ordine di tempo, Ah, tutto qui. allora, È ecco, l'unica cosa che ce la posso faccia dire. sentire in anteprima, Allora, visto che ancora è a è livello. ancora nel libricino, perché io di solito poi le poesie le stampo e le catalogo in un raccoglitore. Invece questa è ancora qui perché è veramente appena È il nata, suo diciamo. manoscritto di appena qualche giorno Questo, fa. sì, esatto. Allora, il titolo è questo: Verrà il giorno. Verrà il giorno in cui tutto cambierà, dove all'arcobaleno non servirà un temporale e dove alla rosa non serviranno spine. Verrà il giorno in cui ogni cosa non sarà più la stessa, dove il mare riprenderà le sue onde e dove il vento riposerà tra foglie stanche. Verrà il giorno in cui la tua vita sarà diversa, dove alla fugacità dei sogni darai realtà e dove all'amore che provi donerai una possibilità. E quel giorno io ci sarò. Bellissima poesia piena di significati. Cara Monica, tu ci Grazie. volevi un po' diblare, con No, questi soggetti, ma qui abbiamo qui è amore, visto qui è contenuti, amore. naturali, velati di un profondo amore, perché Sì. già quel tu dato genericamente fa Sì. pensare che sia il cuore che parla una persona che ama. E hai sfruttato Assolutamente. il vento, il mare, le Sì, foglie, è è veramente vero, bellissimo. E grazie, grazie. quel verrà è proprio la naturalità dell'amore che non si compie mai, ma è sempre in È divenire, sempre in no? divenire, Come diceva esatto. Eraclito, Pantarei, tutto Tutto scorre scorre, e tutto tutto viene nel scorre. divenire. Sì, Ecco, sì. questo ci fa molto piacere e l'apprezziamo veramente con Grazie. gioia. E carissimi spettatori, avete avuto l'occasione di sentire e di ascoltare da chi ha scritto l'ultimo suo prodotto, che veramente è una bellissima. Complimenti, Monica, Grazie Pietro, veramente sei molto stata molto brava. gentile. Grazie tante. Ecco, un'altra domanda, sempre in questo discorso, perché poi da questa poesia nasce spontanea, diciamo, i soggetti e l'ispirazione poetica, lei molte volte da che cosa la tira fuori, oltre ai fatti così nudi e crudi della giornata, freddi, no? Vedi Sì. un albero che muove le foglie E ti e viene ne in fai la mente. poesia, ma nel tuo intimo c'hai magari qualche filone dove magari sul quale hai scritto 10 poesie e su un altro magari scritto ne hai scritti due? Sì, Ecco, in questo ho senso. capito. Beh, allora, sinceramente, diciamo quello che è l'amore in pratica, l'amore per qualsiasi cosa, da una persona all'amore per la famiglia, per i figli, e quindi è quello il filone in cui ho scritto di più, insomma, ecco, quello che mi ha ispirato di più. E così come invece è possibile anche degli eventi particolarmente dolorosi, anche quelli sono stati, diciamo, sviscerati tramite la poesia, tramite il mio scrivere, ecco. Questo è importante, praticamente l'amore è poesia, amator est ligunt flores, qui flores amant, amor Sì. est, l'ho detto in italiano, coloro che amano prediliguono i fiori, cioè il bello, la natura, i Assurdo, colori, certo, di contro chi assolutamente. ama il bello, la natura, i colori è una persona che ama. E mi pare che questo sia un po' nato in tutta l'umanità, questo senso dell'amore, che appunto come diceva il sommo poeta, tutto il mondo regge e tutto si regge sull'amore. Se viene meno questo elemento, crolla tutto. E tu nelle Esatto. tue poesie Sì, praticamente hai quello scelto c'è. questa pietra miliare. Sì, questo sì, devo essere sincera, è proprio così. Ecco, una cosa molto importante. Ora vorrei dire un aspetto un po' materialistico, perché l'amore è qualcosa di spirituale, è qualcosa di intimo, è Sì. qualcosa. Però
Il contatto invece di tutti i giorni, al di là qualcosa ne abbiamo già accennato, ma il fatto che accade, la vita quotidiana, cioè in famiglia tu come ti senti quando agisci e fai anche la faccenda più stupida o più piccola, per te ha il significato della qualunquista o per te è sempre intrisa di una certa poesia? No, io devo essere sincera, quando faccio qualcosa comunque riesco sempre a vederci un qualcosa di poetico, di magico, e anche che sia il semplice stare lì a sistemare una cosa o un'altra, insomma. È perché ho questa sensibilità, chiamiamola così, questa cosa di vedere oltre quello che è l'atto materiale o il semplice. Che ne so, stare magari in giardino e vedere una cosa così, a me mi viene un'ispirazione e allora ecco prendo e scrivo, insomma. Mi capita anche di notte, devo essere sincera, mi è successo di recente perché purtroppo ho sentito, si sentono tutti i giorni al telegiornale della violenza sulle donne, dei femminicidi. E mi sono svegliata in piena notte con un'ansia che avevo dentro e a quel punto sono dovuta alzare e ho buttato giù uno scritto che Che a c'è, se chi? ce lo ricordi ti saremmo grati, se Ma non te lo no, ricordi ti no, ce assolviamo l'ho perché era qui, di però è notte. molto, molto forte, insomma, voglio Se lo trovi, leggicelo, dire, dai, su, dovrebbe, sì, dovrebbe questa è una essere cosa qui. attuale, quindi l'ascoltiamo volentieri, penso come il pubblico. Va bene, io questa l'ho dedicata praticamente a una donna che ho sentito che aveva subito violenza e mi aveva colpito moltissimo quella notizia, per cui appunto dicevo mi ci sono svegliata di notte. E si intitola Un giorno senza sole. Guarda il mondo, ma non lo vede. Lacrime di pioggia bagnano il suo viso. I lunghi capelli gocciolano sul nero asfalto. Le ginocchia ferite lottano contro la gravità. Ma immancabilmente crollano sotto il peso della disperazione. Scappare, correre, non pensare più, ma nessun posto è sicuro quando la paura la porti con te. Alza il viso verso il cielo. La pioggia lava via l'onta subita, ma non lava la sua anima. Dolore, frustrazione, colpa abitano nel suo cuore. Come in un vecchio film muto, parole e pensieri scorrono sul grande schermo della vita, non sentiti, non capiti, ma visti e rivisti centinaia di volte. Il proprio essere fatto a pezzi, dilaniato, calpestato, umiliato e degradato. Ma come il mare, onda dopo onda, così lei, passo dopo passo, ritorna lentamente alla vita, con forza, con coraggio e con fermezza. Le ferite rimarginate, memoria dell'orrendo calvario, le cicatrici della sua anima contro la brutalità e il dolore di quel maledetto giorno senza sole. Ecco, mi ci aggiungi di nuovo il primo verso che hai letto, che è molto bello. Guarda il mondo ma non lo vede. Ecco, questa poesia credo che per tutte le donne, per tutto il mondo femminile, potrebbe diventare quasi una bandiera, potrebbe diventare quasi uno stemma, il proprio inno, perché veramente è densa di significato. Hai una parte iniziale molto oggettiva, hai una parte centrale molto, diciamo, dove si sente la tristezza, però hai una parte finale dove La poi alla fine riscossa, si ritorna insomma. alla riscossa. Ti ho fatto aggiungere quel verso Sì. perché doveva rifinire con la serenità con cui è Per partita. cominciare, va Quindi, bene. ma comunque è Sì. una bellissima poesia e questo è molto importante. Grazie. E quindi un'ultima cosa veloce perché il tempo stringe. Sì. Il rapporto tra te, che vedi il tutto, anche le faccende di casa, in un modo poetico, e magari i tuoi figli, la tua famiglia, tuo marito, ma che ne pensano? Qualche volta non ti dicono, ma basta con queste poesie! No, devo essere sincera, no, questo no. Diciamo che io tante volte li rendo partecipi, soprattutto i miei figli, dico, sentite un po', ho scritto questa, che ne pensate? Allora, c'è differenza tra la femmina e il maschio, perché la femmina legge, rilegge, poi mi commenta, mi dice, mamma, però, effettivamente. Il maschio è un pochino più chiuso, per cui mi dice, sì, bella, però non si Non sbilancia so. più di È tanto, però il comunque mi marito che fa da appoggiano. E bilanciere. lui fa bilanciere, una botta di qua, una Una botta di là, a botta di là. seconda di come. Sì, Quindi alla effettivamente è fine così. questa poesia, diciamo, si respira un po' in tutta la casa, Sì, no, ecco. poi io li rendo comunque partecipi, perché quando partecipo ai concorsi, per esempio a Verona, siamo andati su tutti quanti a ritirare questo premio, per cui su tutta la famiglia siamo andati su, insomma, Insomma, la mamma fa quindi. poesie e il resto della famiglia festeggia. Festeggia, La mamma.
Diciamo così. E quindi di tanto in tanto magari le dà la caramellina per contropartita, se no non si fa la seconda perla. E altrimenti. Ecco, gentili spettatori, noi concludiamo perché il tempo è quasi giunto. Ringraziamo il nostro sponsor che poi vedrete. Ringraziamo Monica che è voluta venire, sei stata veramente grazie, gentile grazie e cortese. Mille. Auguri in bocca al lupo, credi. Buona poesia. Entrerai nel mondo dei poeti, te lo auguriamo di tutto grazie cuore. Grazie di cuore, grazie a Pietro. Da Montefiascone TV è tutto. Arrivederci.